svolta ieri ad Agrigento una mobilitazione spontanea di tanti cittadini residenti nel centro storico della città per chiedere una soluzione immediata del grave problema idrico. La riunione, a detta degli organizzatori, non ha avuto scopi politici e sindacali, ma quello preciso di far sentire l'indignazione della gente esasperata che vede negato un diritto primario come quello della mancanza dell'acqua. L'interlocuzione è avvenuta con il vice sindaco Ciupia, che ha assicurato come il comune sta attenzionando quotidianamente il problema, sensibilizzando gli organi competenti come la prefettura, il genio civile, l'AICA. Si sono registrati anche momenti di tensione che fortunatamente non hanno avuto gravi ripercussioni. Ma la temperatura è alta e si sta preparando una manifestazione più allargata alla gente, una situazione, insomma, a detta dei cittadini, che non può più continuare. Noi quello che dobbiamo fare, io non vi dico a Maggiore a provincia più centralina, a Maggiore a regione siciliana perché è lontano, però una cosa più vicina è un municipio. Siccome sento silenzio in questo settore, su questo tema dell'acqua, noi abbiamo il nostro interlocutore, il sindaco, piaccia o non piaccia, il nostro interlocutore è il sindaco. Chi gioca a domandare i voti a tutti, non sa se viene nel suo quartiere. E quindi chi gioca fa. Abbiamo il dovere, il diritto di sapere, il dovere di reclamare e chiedere al sindaco che cosa intende fare. Ad Agrigento anche la distribuzione è fatta male, nel senso che ci sono dei quartieri che hanno più turni di distribuzione 3 volte la settimana, si veda, e i quartieri che saltano di volta in volta quell'unico turno che è programmato. Per cui nel nostro quartiere, per esempio in Via Gioeni, già è da 8 giorni che manca l'acqua. Lo scorso turno l'erogazione aveva una pressione veramente bassa, per cui non è arrivato né ai piani bassi né ai piani alti. La gente è esasperata. Non è una bella condizione perché soprattutto adesso che arriva il caldo e quindi c'è più bisogno di igiene, soprattutto per chi ha anziani a casa. Ci sono i miei genitori anziani, mio padre allettato e c'è bisogno sicuramente di più acqua. C'ho il mio recipiente che mi basta per i turni che fanno adesso, anche se ci sono lamentele, giuste, e infatti sono qua, anche se a me l'acqua non manca, perché capisco che gli altri hanno grandi difficoltà, i vicini di casa sono senza acqua, io fino adesso l'acqua ce l'ho. Sono, diciamo, con delle riserve, vista la situazione, mi sono pure procurata, diciamo, recipienti e tanti problemi non ne ho, però faccio molta economia perché dicono, in base alla situazione, dovrebbero essere turni ancora più lunghi e quindi siamo appunto qua per associarci a chi non ha acqua da settimane. La crisi idrica diventa emergenza sanitaria nel momento in cui già è da più di 10 giorni che non arriva acqua nelle nostre case. Noi siamo disperati, siamo tutti disperati, siamo tutti un'unica voce, vogliamo l'acqua a casa. Non è giusto non poterci lavare, non poter fare i piatti. Paghiamo le bollette perché non possiamo avere, che è un nostro diritto l'acqua, perché non possiamo lavarci? Lavarci è la cosa primaria, avere l'acqua. Perché? Che cosa abbiamo noi di diverso da altri? Non siamo venuti qua per fare proteste, andiamo qua per fare la Vogliamo già pigliare in giro. L'amministrazione con in capo il sindaco, che ora vi faccio mettere a viva voce, sta cercando di risolvere il problema di questa mancanza di acqua, che non è un piacere o una volontà nostra, è un dato di fatto. Ma l'ho capito, pure io voglio l'acqua a casa. Ma non è un problema che si è Ci dobbiamo agitare, non siamo venuti per agitarci stasera, siamo qua solo per dirci che siamo stanchi. Poi vediamo a conoscenza quale iniziativa si ora, per favore, che c'è da parlare con il sindaco, per favore un po' di educazione. Voglio dire che il sindaco ha fatto più di una riunione con il prefetto, con l'AICA, con il genio civile per cercare di trovare altre soluzioni, per trovare altra acqua. Ci
sono due pozzi che a quanto pare possono trovare accoglimento e dare circa 100 litri di acqua a seconda in più. Allora. Ma il caso è un servizio primario, manca l'acqua, è un servizio primario sanitario gravissimo. Voi avete la responsabilità di tutte queste persone che hanno votato. Giusto. E questa situazione non può continuare. Saltano i due.